Ciao guardoni, allora questo è un video un po' particolare, perché? Perché in realtà i vlog, beh, non li facciamo quasi mai se non per eventi catastrofici o... sì, tipo l'incidente della Melissa. E in quel caso lì abbiamo fatto un vlog. Ma in realtà questo vlog è perché volevo condividere con voi cosa è capitato oggi. Allora, dovete sapere che io e Enrico siamo andati in avanscoperta in alcuni luoghi qui vicini a noi. Si tratta di più che altro di macchia mediterranea, mettiamola così. Tra cui siamo andati alla ricerca proprio di posti per poi poter mandare online, quindi con montaggio video e altro. Dopo ore che girovagamo nel mezzo di nulla, tra rovi, legna nel viso, serpi, perché abbiamo trovato anche serpenti, abbiamo trovato finalmente un muraglione, ovvero una diga, esatto, una vecchia diga degli anni 30, immersa completamente appunto in questa macchia mediterranea. Fin qua tutto tranquillo, tutto nella norma, al che mi giro e guardando nella struttura vado a notare un barattolino di vetro dentro il muro. E io, curioso come una vecchia, sono dovuto andare là. Come? Una scimmia, si sta meglio. Curioso come una scimmia, sono andato a vedere cosa potesse contenere questo barattolo. Ho detto, cavolo, che ci fa un barattolo qua? E cosa ho fatto? L'ho preso e ho messo il telefono in mano a Riccardo. E qua accanto potete vedere un filmato che monterò. Dentro questo barattolo che conteneva un logo anche, come potete vedere, che ho detto, ma cos'è per i turisti? Ma cos'è sta roba? Dentro c'era quello che a me sembrava tipo, presente il blocchetto degli assegni quando era tagliato? Mi sembrava quello, ho detto, che cazzo è dentro? Un blocchetto degli assegni dimenticato? No, e un lapis dell'IKEA, presente i monchini quelli che si rubavano all'IKEA, intalate, ecco. E ho detto, che cavolo è questo? E con mio sommo stupore, era una sorta di guestbook per chi visitava quel posto. E chi riusciva a trovarlo. Esatto, e questa cosa mi ha veramente illuminato la giornata. Non so se vi sia mai capitata, è una cosa semplicissima, di un valore pressoché nullo, ma è una piccola perla che può capitarvi in maniera totalmente inaspettata e puoi lasciare una traccia, puoi lasciare un segno. È una cosa che ho apprezzato tantissimo e forse in quel momento ne ho avuto veramente tanto bisogno. E infatti, se poi capiterete mai da quelle parti, troverete il nostro fogliettino firmato. Diciamo, poi diremo dov'è. Sì, ovviamente poi lo diremo dov'è. Però lo vedete qua, noi l'abbiamo scritto, è proprio qua in questo filmato. Però era proprio per condividere questo. E il fatto proprio di lasciare un segno senza dover deturpare nulla mi ricorda anche un po' un video che abbiamo già mandato, che è appunto il video del castello di sogno. Lo rideturpava, non è un pochino. Però. Vabbè, se non l'avete visto, allora, se siete su YouTube avete la scheda qua sopra, la vedete in descrizione, guardate sul canale, c'è la playlist, fate cosa vi pare. Se state guardando da TikTok, da altri posti dove non si possono mettere i link, beh, basta andare sul sito utopres.it e visitare nella barra di ricerca il codice video T01 T Torino 001 Ok, 01, questo digitate qua. Questo codice qua e semplicemente il video vi si apre con tutte le informazioni del nostro tour, la mappa, eccetera, eccetera. Quindi fateci sapere le vostre risposte qui sotto se queste piccolezze della giornata vi rallegrano e vi cambiano l'umore. Un saluto a tutti. Mi vuoi rubare la scena? No. Sì, ciao. Sei pessimo. Ciao.